Vi ricordate qual era la regola numero uno di qualsiasi filosofo? La regola numero uno, immaginare l'identità dell'assassino. Ciao Cinefusi.it, come potete dedurre dalla maschera, questa qui famosissima ormai. Oggi andremo a parlare di Scream 6 che esce il 9 marzo in tutte le sale italiane. C'è tantissimo, cioè io vorrei raccontarvi tantissime cose di questo film diretto da Matt Bettinelli Olpin e Tyler Gillett, ma il vero dilemma, ovvero il problema, è che io non voglio farvi spoiler e non posso farvi spoiler perché se siete amanti della saga non potete perdervi il sesto capitolo che veramente è straricco di sorprese, ma entreremo più nel dettaglio perché come vi dicevo ci sono tantissime cose di cui parlare. Io ovviamente cercherò di non farvi spoiler proprio perché vi invito, se siete fan della saga, ad andare a vedere il sesto capitolo, che poi ci sarà un settimo capitolo. I due registi comunque hanno dichiarato che spererebbero tantissimo, anche se non fossero loro i registi della settima saga, però ci sperano in insomma un sequel, anche perché la cosa bella di Scream, per chi non li ha visti e vi invito a vederli. Se non l'avete visto già, vi metto le mani avanti, non guardate questo video perché devo raccontarvi delle cosine dei vecchi Scream e non vi faccio, ripeto, spoiler di questo, però comunque se non avete visto tutta la saga, non guardate questo video. Però c'è da dire che comunque la cosa bella di tutti gli Scream è, e che secondo me continua a funzionare e ad andare avanti, è che l'identità di Ghostface, ovvero del killer, cambia sempre, ed è questa la cosa bella che non annoia mai, perché anche se tu nel primo l'hai scoperto, in quello dopo ce ne sarà uno nuovo e così via dicendo. Così come vi dicevo che nel sesto capitolo ci sono tante novità, tanti colpi di scena, per esempio, come si può dedurre anche dal poster del film e anche dal trailer, notiamo subito una cosa che casca all'occhio, ovvero che non ci troviamo più in quel di Woodsboro, ma ci troviamo a New York, cioè nella Grande Mela, dove un famigerato Ghostface può colpire non solo durante la notte, ma anche in pieno giorno, anche nel, perché si sa, New York è la città che non dorme mai e può colpire anche in una metropolitana che è così tanto incasinata, soprattutto quando è tutto ambientato intorno ad Halloween, che appunto anche lì come si fa a capire chi è il vero Ghostface se tutti si travestono da Ghostface, quindi lì non si capisce com'è chi è il killer. Partiamo da un po' di che cosa tratta questo nuovo capitolo. Dunque, Scream 6 parla delle vicende delle, ovviamente, le due sorelle Carpet, Sam e Tara, che assieme ai due amici Chad e Mindy decidono di trasferirsi a New York per, insomma, lasciarsi alle spalle le vicende che sono successe con il killer in passato. Non vi dico il nome perché appunto non vi faccio neanche spoiler se non avete visto il 5. Comunque, decidono di dedicarsi a una nuova vita. Tara e Chad sono in università, anche Mindy, mentre Sam invece si trova un po' a sgubbarsi comunque due lavori per mantenersi, per stare vicino alla sorella. Oltretutto la vediamo che inizia un percorso di terapia da uno psicologo perché lei continua a avere queste visioni comunque di suo padre Billy, che era il serial killer, e quindi essendo figlia di un serial killer ha queste continue visioni del padre che cerca di metterla un po' sulle stesse tracce. Cosa succede? Ovviamente anche qui loro pensavano che ormai Ghostface fosse tutto finito, città nuova, vita nuova, non succede più nulla. Sbagliato, perché questa volta Ghostface colpisce, come vi dicevo, in pieno giorno, non solo durante la notte, ma è ancora più famigerato di prima, è ancora più scatenato, più famigerato e più violento. Cioè lui vuole arrivare ad un punto che
che diciamo che chiunque cerca di mettersi in mezzo finisce, non fa una bella fine, soprattutto chi cerca comunque di, chi è molto legato alle sorelle Carpenter, soprattutto a Sam. Detto ciò, questo è un po' il tutto, come vi dicevo, allora, la cosa è, avete presente quando ci sono i colpi di scena, soprattutto io. Penso, o meglio, mi ricordo quando ero andata a vedere Avengers Endgame, il colpo di scena che c'è stato lì, la sala è impazzita. Ecco, anche qui vi posso assicurare che non vi dirò quando, ma lo capirete da soli. A un certo punto c'è un colpo di scena e la sala è esplosa. Proprio è andata fuori di testa, sembrava di essere di nuovo a Avengers Endgame, perché i due registi hanno voluto comunque portare sia vecchi cast delle sagge precedenti, sia delle novità. Che queste novità, ripeto, non ve le svelo per non farvi spoiler, ma comunque la capirete da soli, e vi suggerisco di fare molta attenzione alle immagini, perché considerando il fatto che Jenna Ortega, nonché Tara, era la Mercoledì di Tim Burton, c'è anche lì un qualcosina che, insomma, è come un piccolo cameo della famiglia Adams. Non so se è stato fatto apposta perché appunto Jenna Ortega ha fatto Mercoledì. Comunque è bello perché c'è qualche cameo qua e là. Ci sono tante cose, tanti omaggi, per esempio la storia della telefonata che appunto mai rispondere al telefono quando squilla, perché si sa che appena squilla il telefono vuol dire che c'è Ghostfest nei paraggi, e quindi anche quello è stato ripreso, ma è anche stato ripreso come cioè quasi volevano fare una specie di omaggio simile al Venerdì 13. Ripeto, è una serie di mix tra omaggi, tra camei, quindi prestate molta attenzione durante il film. E oltretutto è una cosa che vi dirò, è diverso rispetto alle altre saghe. Cioè, io devo dire che se dovessi scegliere, avendoli visti tutti, io personalmente ho preferito il primo, perché secondo me il primo è il più bello in assoluto. Non mi è dispiaciuto questo, però c'è un però, ovvero che ho trovato il sesto capitolo un po' troppo splatter. Cioè, ci sono delle scene anche fin troppo violente, altre che sembra di vedere Final Destination, per dirvi se siete facilmente impressionabili qua, ragazzi, copritevi gli occhi perché ci sono dei momenti davvero che è un po' troppo, però la saga di Scream è così, è tutto slasher così, però la Scream 6 è davvero tanto splatter su certe cose, molto sanguinoso, allo stesso tempo crea tantissima tensione. È una cosa che proprio vi creerà un'ansia, che vi tiene proprio incollati allo schermo. Oltretutto c'è anche della comicità per sdrammatizzare ogni tanto, qualche battutina qua e là ci sta. Io personalmente ho preso qualche jumpscare, perché c'è, cioè, jumpscare ce ne sono, io su certe scene lo ammetto, non mi vergogno, sono saltata un po' dalla sedia pure io, ma così come in sala qualche urlo c'è stato. Però ripeto, non mi è dispiaciuto, ma essendo anche diverso, se dovesse chiedermi qual è stato il mio preferito, io direi assolutamente il primo. Il primo credo che sia il migliore di tutta la saga. Davvero ci sono tantissime cose di cui vorrei straparlare del film. Aggiungo anche questo. Se negli altri, in quelli precedenti, era facile capire, o comunque era intuibile capire chi era il killer, chi era Ghostface, in questo c'è una particolarità. Allora, partendo dal fatto che, come si può notare subito, cioè in tutti i film c'è la maschera di Ghostface così bianca, semplice così. In Scream 6 si vede una maschera di Ghostface un po' rovinata. E già quello ti dice, c'è qualcosa che. Poi l'assassino non è facilmente intuibile, cioè io qui ho fatto fatica a capirlo, e veramente sono arrivata alla fine del film che
non me lo sarei mai aspettato, quindi davvero ci sono talmente tanti colpi di scena che se siete amanti della saga, ripeto, questo film qua, non ve ne pentirete di andarlo a vedere e ve lo consiglio. Perché per chi è fan è sicuramente stato un capitolo atteso, perché ogni volta che finisci tu vuoi sempre sapere, ma ci sarà il ritorno? È davvero finita? Speriamo che non finisca mai, però come qualsiasi saga, prima o poi bisognerà arrivare a una fine. Come vi dicevo, i Scream 6 esce al cinema il 9 marzo, quindi come è stato detto, regola numero 1, mai svelare l'identità dell'assassino, quindi se lo andrete a vedere non fate spoiler con gli amici, parlatene con le persone che ovviamente hanno già visto il film e come al solito se fateci sapere se lo andrete a vedere, cosa ne pensate, ovviamente no spoiler nei commenti. E niente, se il video vi è piaciuto, come al solito, mettete like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, cinefuzzi.it!